Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 17 gennaio del 2021. Siamo arrivati alla seconda domenica del tempo ordinario. Cari fratelli, il Vangelo di questa domenica dice che in quel tempo Giovanni il Battista stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Allora Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbi», che significa maestro, «dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa», che vuol dire Pietro. San Giovanni, l'autore del Vangelo, racconta il suo primo incontro con Gesù insieme ad Andrea, e quindi l'incontro con Gesù di Simon Pietro. Sono i suoi ricordi personali della prima ora, quelli che cambiano la vita e non si scordano mai. Ma nel Vangelo di oggi ci sono due domande importantissime. La prima, che Gesù rivolge adesso a noi: «Che cercate?». E la seconda, che noi rivolgiamo a Lui: «Gesù, dove abiti?». Che cercate? Qual è il nostro scopo in ogni cosa che facciamo? Perché la facciamo? O, per essere più precisi, per chi la facciamo? Poiché se non è per il Signore, immancabilmente è per quest'altro Signore che siamo noi stessi. Il grande Papa Giovanni Paolo II lo disse: «Sarà l'amore di Dio portato fino al disprezzo di sé, o l'amore di sé portato fino al disprezzo di Dio?». Cosa cerchiamo in ogni cosa? Essere felici? Sentirci pienamente appagati? Avere vita e vita in abbondanza? Ma guarda un po', questo è proprio ciò che il Signore desidera per noi. Per questo ci ha creati. Gesù ha detto: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Ma allora, Signore, la nostra aspirazione, il nostro desiderio coincide con il Tuo, e qual è il problema? E Lui ci risponde: «Figli miei, un problemino c'è, ed è che voi credete di trovare felicità, di realizzarvi per una via sbagliata, con cose false, e vi ingannate, lasciandovi ingannare dall'ingannatore, vostro nemico, e non seguite me». In effetti, la scala di valori dell'uomo che prescinde da Dio è capovolta. «Ciò che è esaltato fra gli uomini è detestabile davanti a Dio», ha detto il Signore. Esaminiamo la nostra scala di valori. Da essa dipende lo scopo della nostra intenzione, quella che dà a ciò che facciamo. In tutto ciò che esiste, Dio ha messo una finalità. Tante finalità secondarie, magari subordinate le une alle altre, ma tutte in funzione di una sola, grande, sublime finalità: dare compimento al suo regno, al decreto eterno del suo volere divino. Fare che i tanti figli siano in tutto simili al Figlio e una cosa sola con Lui. È il suo sogno d'amore. Ma ad immagine di Dio anche noi mettiamo una finalità in ogni cosa che facciamo. Essa deve essere subordinata e in funzione della nostra finalità ultima, la quale deve
sempre più coincidere con la finalità di Dio, vale a dire con il volere di Dio. Altrimenti, chi con lui non raccoglie disperde, come egli ha detto, e tutto ciò che fa va perso, è inutile, è pura perdita. In altre parole, ogni cosa che facciamo, la facciamo per Dio oppure per il proprio io. Quello che cerchiamo, la finalità che diamo ad ogni nostra azione, anche inconsciamente, determina la direzione che essa prende verso Dio o verso il proprio io. Immaginiamo una fila di aerei sulla pista di decollo in un aeroporto. Uno dopo l'altro decollano e partono, e tutti dovrebbero salire in alto verso il cielo, ma purtroppo tanti non si elevano e finiscono per precipitare e schiantarsi. Non si improvvisa l'ultima e definitiva risposta a Dio, non si cambiano i gusti, l'oggetto dei desideri. Come ha detto il Signore, là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Anche i ragionamenti e i discorsi umani, apparentemente ben congegnati e che mostrano delle finalità buone in se stesse, ma secondarie, spesso nascondono una intenzione, una finalità ultima che si discosta da quella di Dio. Così sono i suggerimenti e le tentazioni del padre della menzogna, come quando tentò il Signore nel deserto, o quando si insinuò per bocca di Simon Pietro per distogliere il Signore da compiere la sua missione. Ma torniamo al pensiero iniziale, la felicità. Che cos'è? Essere felici consiste in far felice il Signore, direttamente oppure facendo felice il prossimo che lui ama. Fare felice il Signore è essere uniti a Lui, alla Sua volontà, in modo tale che la nostra e la Sua siano talmente unite da non potersi distinguere, un solo volere, il Suo, al punto di poter dire con Lui: tutto ciò che è mio è tuo e tutto ciò che è tuo è mio. A questo punto viene la seconda domanda: Gesù, dove abiti? Diventa logica. È come dire: voglio stare con te, voglio condividere tutto con te. E dove abita Gesù? Nel seno del Padre, dice San Giovanni, nel cuore del Padre. È lì dove Gesù ci vuole portare con sé. E per questo, dice nell'Apocalisse, il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Signore, dove abiti? E lui ci risponde: venite e vedrete. Non basta saperlo, occorre sperimentarlo. Andare da Gesù, vivere con Gesù per conoscerlo personalmente, non per sentito dire o per aver letto cose su di lui. Si diventa così discepoli suoi. Cristiano vuol dire discepolo di Cristo, formati da lui nella scuola di vita. E nella misura che lo si conosce come discepolo, si diventa apostolo, come quei primi due. Dopo quel primo incontro, Andrea, pieno di gioia, andò subito a dar la gran notizia al suo fratello: abbiamo trovato il Messia. Immaginiamo Simon Pietro: ma che dici, fratello? Ma proprio tu? E la risposta di Andrea: vieni e vedrai. E lo condusse da Gesù, dice il Vangelo. Si diventa contagiosi solo se si è contagiati, si condivide solo ciò che si ha nel cuore. È la gioia di quella donna, che dice Gesù nel Vangelo, che avendo perso la sua monetina, finalmente la trova e non può fare a meno di condividere la sua gioia con le sue vicine. Il problema invece è
E quando, avendo trovato il tesoro nascosto, ma senza ancora conoscerlo a sufficienza e senza ancora possederlo come proprio, e per questo prima occorre vendere tutto quello che si possiede per allora acquistare quel campo, si vuole insegnare più di quanto uno sa? Vale a dire, si può fare l'apostolo nella misura che prima si è discepolo. Altrimenti si spreca uno zelo improduttivo e che facilmente causa danni. Attenti dunque, cari fratelli, non si improvvisa il parlare del Signore o della divina volontà senza conoscerlo e conoscerlo personalmente, per esperienza. È meglio fare come Andrea. Dire, ti do la notizia, ma non ti spiego di più, ti porto meglio dal maestro ed egli ti insegnerà. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.